Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xuder e buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti, buon lunedì mattina a tutti voi che state andando a scuola, a chi sta andando al lavoro, a chi sta bigiando, insomma buon lunedì a tutti ragazzi, spero che passiate una buona settimana e nel video di oggi ragazzi voglio parlarvi di alcuni leaks interessantissimi riguardanti i prossimi giorni di Fortnite ragazzi. Parleremo di una nuova emote in arrivo, parleremo anche di alcuni picconi e vedremo anche qualcosa inerente ai regali. Lo so ragazzi che me li avete chiesti in tanti e quindi finché non trovavo niente, non mi azzardavo, ho trovato qualche cosa, il mio gruppo di leakers ha trovato qualche cosa, voglio assolutamente condividerla con voi. Prima di iniziare ragazzi vi ricordo però importantissimo il vostro like, mi raccomando cliccate sul tasto like, non vi dimenticate ragazzi di iscrivervi al canale, mi aiuta davvero tantissimo, e attivare la campanella per non perdere tutte le notizie in tempo reale su Fortnite. Mi raccomando ragazzi, vi faccio la domanda, ieri mi avete risposto in tantissimi, anche oggi sono curioso di leggere i vostri commenti qui sotto e la domanda è semplicissima: qual è il vostro piccone preferito? Il mio ragazzi indiscutibilmente è quello del succo slurp, mi piace veramente un casino. Quindi ragazzi ci buttiamo a tonno norvegese dentro i leaks di oggi e vi faccio subito vedere il primo, che non è altro che quello che abbiamo trovato ieri sera nelle notizie ufficiali di Fortnite ragazzi, e quindi sbadabam, si parla di un oggetto di cui avevamo già trattato quasi un mese fa ragazzi. Finalmente arrivano i palloncini su Fortnite, leggiamo al volo la descrizione: gonfia palloni per sfidare la gravità, aggiungi palloni per salire di quota. Allora è una figata, come funzionano indicativamente questi palloni ragazzi? Dovrebbero essere, adesso è chiaro perché hanno voluto provare questa settimana ad aprire, a dare la possibilità di aprire il deltaplano infinite volte, perché i giocatori si sono abituati a poterlo utilizzare più di una volta, lo rimuovono, ora lo tirano via e inseriscono come oggetti in gioco i palloni. Con questi palloni ragazzi possiamo comunque buttarci da grandi altezze, ma utilizzandone uno scenderemo dolcemente, quindi non subiremo danni. Invece, come avete letto già nella descrizione, più ne avremo e più potremo salire di quota. Ma vedo che siamo già andati avanti velocissimi ragazzi, parlando di un grande ritorno che è stato recuperato nei file di gioco. Sembrerebbe ragazzi che sia rientrata la sottocartella Bounce Pad nella cartella principale Traps di Fortnite. Questo vuol dire ragazzi che dovremmo e potremo forse aspettarci con il prossimo aggiornamento il ritorno del bouncer. Ve lo ricordate tutti ovviamente, chi gioca a Parco Giochi lo utilizza quotidianamente ragazzi, la piattaforma che ci permetteva di poterci o allungare come velocità, come salto, mettendola giù anche su una base inclinata, o altrimenti piazzandola su una grande costruzione e saltandoci sopra potevamo scendere fino a terra senza subire danno. Quindi ragazzi è molto curioso come stanno decidendo. Io ho capito un po' di cose ragazzi, vi ricordate il video di ieri dove abbiamo parlato della Deagle che ha più possibilità di distruggere le costruzioni? Secondo me stanno cercando di riequilibrare il gioco dando, non togliendo la possibilità di costruire, ma incrementando la possibilità di danneggiare le costruzioni e non utilizzarle necessariamente ragazzi. Quindi vogliono secondo me equalizzare un po' il gioco, anche perché hanno il grande concorrente in questo momento che è ovviamente COD, che ha dentro la funzione Battle Royale. Come gameplay ci siamo, come stile non c'entra nulla, ma è comunque un campanello di allarme che Epic Games sicuramente non ha ignorato. Andiamo avanti ragazzi perché i leaks non sono finiti, quindi si prosegue sempre a Cannonau di Sardegna e troviamo ragazzi un grande ritorno nei file di gioco. Questo ragazzi è stato trovato pochissime ore fa ed è ovviamente ragazzi il
è il Candy Axe, lo vediamo qua ragazzi nella sua versione in HD, un pochettino più pulita diciamo. Questo era il piccone di Natale dell'anno scorso. Piccone molto raro attualmente, veramente ce l'hanno non tantissime persone, così come sono super rare ovviamente le skin di Natale, la tizia con il naso rosso e il tizio con il cappello di lana, quello lì che usano le giovani marmotte, chi cacchio lo usa non lo so ragazzi. Potrebbe esserci il grande ritorno del Candy Axe nel periodo natalizio, non sarebbe ovviamente una sorpresa se lo ritrovassimo nel gioco. Personalmente mi piace un sacco, come vedete è un bastoncino di zucchero con intorno le luci di Natale colorate e ci sta veramente di brutto con la maggior parte delle skin. Ho provato a vedere qualche ragazzo di voi che ha giocato con me che lo aveva. Ma avanti ancora ragazzi e parliamo finalmente dei regali. Abbiamo due immagini che vi voglio fare vedere. La prima la state quindi vedendo in questo momento ragazzi. Allora, Frontend che cos'è? Voglio spiegarvi un attimo queste due cartelle molto brevemente. È l'unica cosa che abbiamo trovato ragazzi. La cartella Frontend, che è quella grande, è praticamente, noi la chiamiamo lobby, cioè il frontend è quello che l'utente vede nel momento in cui sta giocando, nel momento in cui è in lobby, insomma quello che vediamo a schermo. E come vedete ragazzi è stata creata una sottocartella che si chiama Gifting, che vuol dire letteralmente regali, e in questa sottocartella sono stati inseriti dei materiali. Allora ragazzi, qua c'è da parlare un pochettino, da fare una supposizione, perché voi innanzitutto cosa pensate che sia questa sottocartella dei materiali? Io ho un'idea, me la sono fatta ragazzi, penso che gli oggetti che potranno essere regalati magari avranno bisogno di determinate parti per essere regalati. Mi spiego meglio, magari non è così, ma è l'unica cosa che mi è venuta in mente. Voglio regalare un piccone ad un mio amico, magari non glielo posso regalare direttamente, ma per regalare un piccone epico devo avere 5 materiali di un tipo, 5 materiali di un altro tipo, 5 materiali di un altro tipo. E per materiali non intendo pietra, legna, metallo. Intendo magari proprio cose che possono magari essere trovate nella mappa di gioco. Ci starebbe un casino, cioè metti che in ogni partita nella mappa nascosto c'è un materiale che tu puoi collezionare. Suona bene come cosa, è interessante, ti invoglia a giocare, perché comunque dici, intanto metti che mi va di culo, trovo il materiale. Non lo so come verrà intesa questa cosa. C'è da dire che insieme ai materiali è stata recuperata anche questa immagine ragazzi, che chi ha Salva il Mondo conosce benissimo, è il logo del regalo di Save the World, quando otteniamo appunto qualche regalo extra da parte di Epic Games. La cosa interessante è che è stata trovata ovviamente nella sezione del Battle Royale, nei codici del gioco, quindi vuol dire che comunque l'icona sarà sempre questa anche per i regali. Staremo ovviamente ragazzi a vedere, ne sapremo di più avanti, ma andiamo avanti ragazzi. Ve l'ho fatto vedere proprio sbababa. Qua voglio il like raga, qua proprio il like lo dovete proprio sbadabasga da game. Dovete cliccarlo di violenza. Questo ragazzi sembrerebbe, è un leak, ma potrebbe essere un piccone esclusivo che uscirà il giorno di Halloween ragazzi, giorno di Halloween, che è molto interessante perché si parla addirittura di un ritorno di Skull Trooper e Ghoul Trooper nello stesso momento, sebbene lo Skull l'abbiamo già potuto acquistare nei giorni precedenti, ma sembrerebbe che tornino proprio assieme per l'evento di Halloween. E questo piccone ragazzi devo dire che fa veramente veramente brutto un cifro. E chiudo ragazzi con l'ultima notizia per voi, che sono finalmente i consumabili del burger ragazzi. Come vedete ne avevamo già parlato tempo fa, dovrebbero essere inseriti dei nuovi consumabili che si affiancheranno o sostituiranno le mele e i funghi. Quindi ragazzi, come vedete abbiamo le patatine per il Dur Burger e abbiamo anche il Puff Dust, che non so bene che cosa sia. In poche parole ragazzi, se noi andiamo a vedere la sottocartella a sinistra, leggiamo Durables Burger, che vorrebbe dire, è uno slang per dire
consumables, si direbbe, durables, perché è il Dur Burger, quindi oggetti consumabili del Dur Burger. Vediamo le altre cartelle sotto, che sono durable drinks, quindi avremo una bibita, e durable fries, quindi avremo delle patatine, della roba fritta, in poche parole. Beh ragazzi, io direi che questo video può terminare qua. Io spero che vi siano piaciuti questi leak, ovviamente voglio leggere i vostri commenti, vi metto il cuoricino ragazzi, non è che non li leggo, non vi preoccupate, vi ringrazio tantissimo per averlo guardato, mi raccomando un bel pollicione in su, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo presto, ciao!